Betty è una famosa artista. Il suo blog ha più di 1 milione di follower. Recentemente ha assunto un agente per vendere le sue opere. Per farlo, questa persona ha creato un negozio online con i dipinti di Betty. Un giorno Betty si sveglia e vede che ha perso la maggior parte dei suoi follower. Riesce a capire cosa è successo? Dai un'occhiata ai dipinti di Betty. È stato Van Gogh a dipingere La notte stellata, non lei. La gente ha cercato di vendere dei falsi dal suo negozio online. Il giorno dopo Betty va al suo bar preferito. Dopo aver ordinato, va alla toilette per lavarsi le mani. In bagno trova una bellissima collana antica. Subito 3 persone le si avvicinano per reclamare il gioiello. Helen dice: "Apparteneva a mia nonna, gli smeraldi si abbinano ai nostri occhi verdi. Restituiscimela." Fiona: "La mia collana aveva una chiusura difettosa, deve essersi rotta mentre mi pettinavo." Giulia: "Ehi, è mia! Ho perso questa collana nel bagno delle donne." A chi dovrebbe dare la collana Betty? Helen ha menzionato degli smeraldi, ma le pietre sono rosse, non verdi. Giulia è sicura di aver perso la collana in bagno, quindi perché non è andata a prenderla lei stessa? Fiona è l'unica a sapere della chiusura difettosa. È lei la vera proprietaria. Betty ritorna al suo tavolo. Nota che qualcuno ha dato un morso al suo bagel. Scioccata, interroga gli altri clienti. Derek le risponde: "Signora, sono un miliardario, non ho bisogno di rubare il cibo degli altri." Zack invece: "Sono celiaco, non mangio dolci." Sheila replica: "Ho visto uno strano ragazzo, sembrava affamato, chiedeva l'elemosina qui fuori, deve essere stato lui a mordere il bagel. Chi sta mentendo?" Zack: "Se non mangia dolci, perché ha ordinato i pancake?" Fiona voleva ringraziare Betty per la collana, così decide di offrirle il pranzo. Le 2 ragazze si siedono e iniziano a parlare. Betty chiede a Fiona del suo lavoro. Invece di rispondere, Fiona le mostra una specie di albero genealogico. "Puoi aiutare, Betty?" Fiona è una strega, suo fratello è un poliziotto, il loro padre è medico e la loro madre gioca a football. Betty è incredula. Chiede a Fiona di insegnarle qualche trucco magico. Fiona però non è convinta. Decide di mettere alla prova la sua potenziale studentessa e propone a Betty di risolvere questa equazione. "Puoi aiutarla?" Molte persone non riescono a risolvere questa equazione perché non prestano attenzione ai dettagli. In questo quesito ogni emoji, la strega, la bacchetta e la scopa simboleggiano valori diversi. Prima di calcolare l'equazione, scopriamo il valore delle singole immagini. Per prima cosa calcoliamo il valore di una strega. 15. Ora calcoliamo il valore di una bacchetta. È 7. Ora facciamo la stessa cosa con le scope. La situazione si complica perché ci sono 4 scope in questa equazione. Quindi, se 4 scope valgono 12, allora una scopa equivale a 3. Ora diamo un'occhiata all'ultima riga. La strega non porta nessuna scopa o bacchetta, pertanto il valore di una strega a mani vuote è 5. Adesso siamo pronti a risolvere l'equazione. La risposta corretta è 73. Ottimo lavoro! Betty ha dato la risposta giusta e Fiona l'ha portata a casa. C'è un bellissimo labirinto nel terreno di Fiona. Con i suoi poteri ha teletrasportato Betty al centro del labirinto e le ha dato una mappa. Betty deve trovare un gatto nero, altrimenti rimarrà intrappolata per sempre. Puoi aiutarla? Ecco il percorso.
Betty vuole tornare da Fiona il più presto possibile. Improvvisamente uno zombie inquietante inizia a seguirla. Sembra affamato. Nella sua fuga Betty nota tre sentieri. Il primo sentiero è coperto da acido velenoso, il secondo da insetti e vermi, mentre il terzo da rovi con spine. Quale strada dovrebbe scegliere Betty? La seconda strada. Gli insetti e i vermi sono disgustosi, ma sono innocui. Fiona chiede a Betty di servire la cena per una festa di streghe nel suo castello. Riesci a dire quante streghe parteciperanno? Ci sono 13 streghe in questa foto. Questa non è una strega, è uno spaventapasseri. Betty deve recarsi al negozio più vicino per comprare alcuni ingredienti per la cena. Inizia a scriverli. Latte, succo di limone, uova, burro, arance, bicarbonato, anacardi e aceto. Cosa stava preparando Betty? Hai indovinato? Betty stava preparando una lista della spesa. Betty serve alle streghe il primo piatto. Riesci a indovinare di cosa si tratta? La risposta corretta è anelli di cipolla. Che ne dici di questa portata? Popcorn! Ecco la prossima! È un frullato alla fragola! Fiona chiede a Betty di portarle dei fiori secchi per una pozione d'amore. Fiona conserva tutti gli ingredienti nel suo magazzino, ma non appena Betty entra nel magazzino, la porta si chiude alle sue spalle. Betty cerca una via alternativa, ma si imbatte solo in vecchi mobili e in uno specchio antico. Improvvisamente nota tre porte. Dietro ciascuna porta c'è un mostro pericoloso. Il primo può trasformare qualsiasi essere vivente in pietra. Il secondo è molto arrabbiato e forte. Il terzo ha denti velenosi. Quale porta dovrebbe scegliere Betty? Dovrebbe aprire la prima porta e mostrare lo specchio al mostro, in modo che si trasformi in pietra e successivamente fuggire da quella porta. Betty prende il telefono e corre nella foresta. È piuttosto buia e inquietante e inavvertitamente calpesta un nido di vespe scatenando la loro reazione. Cosa dovrebbe fare? Agitare le braccia per spaventare le vespe? Scappare via più veloce che può? O andarsene lentamente? La scelta più sicura è camminare lentamente. Agitare le mani e correre è pericoloso, le vespe la pungerebbero ancora di più. Betty riesce a tornare alla festa. Quando però vede la folla di streghe vicino al fuoco, si spaventa e scappa. Perché? Questa signora vicino al fuoco è un fantasma, vedi? Non ha piedi e levita nel vuoto. Betty decide di nascondersi nel castello. Vuole chiamare la polizia, ma non trova il telefono. Chiede quindi a tre streghe. Georgina risponde: "Come ti permetti? Io uso la telepatia, i telefoni e gli altri gadget elettronici sono per gli inferiori." Lillian ribatte: "Ero all'aperto a cantare con altre streghe, non ho visto o sentito nulla di strano." Nina invece: "Non ho bisogno di rubare, tesoro, posso far apparire del denaro in qualsiasi momento. Chi sta mentendo?" Georgina guarda le sue orecchie, indossa degli auricolari, ma ha detto che non usa nessun gadget elettronico.
Fiona va su tutte le furie quando scopre che Betty ha interrogato le sue amiche più care. Betty prova a scusarsi. Fiona decide di farla rimanere, ma dovrà rispondere a 3 domande. Ecco la prima. Sono qui da 1 milione di anni, ma non ho mai più di 1 mese. Cosa sono? Hai indovinato, la risposta corretta è la luna. Ecco la seconda domanda di Fiona. Costruisco castelli e abbatto montagne, rendo alcune persone cieche, ma aiuto altre a vedere. Cosa sono? La risposta corretta è la sabbia. La terza domanda è: posso essere lunga o corta? Posso essere comprata o tagliata? Posso essere colorata oppure no? Posso essere quadrata o tonda come un oblò? Cosa sono? La risposta giusta è un'unghia. La festa continua. Fiona si reca al piano di sopra per cambiarsi. Dopo 5 minuti, Betty sente un urlo dalla camera di Fiona. Sale e la trova svenuta sul pavimento. Betty prende da parte 4 sospettate e rivolge loro una sola domanda. Cosa avete fatto negli ultimi 5 minuti? Jenny stava arrostendo marshmallow sul fuoco. Gemma dice di aver passato gli ultimi 30 minuti in piscina. Sara dice di aver cercato la sua rana in tutto il giardino, ma senza riuscire a trovarla. Nancy invece stava volando sulla sua scopa intorno alla casa, filmando la festa con il telefono. Chi sta mentendo? Sara, la sua rana, è tranquilla nella sua tasca. Puoi sentire le onde che ti sfiorano. Ti svegli e vedi che sei un gigante in mare. Inizia a gocciolare tanta acqua, come pioggia. Sei molto più alto della Statua della Libertà. Ti guardi le mani e le confronti con un piccolo chiosco di hot dog sotto di te. Lo raccogli e te lo metti sul palmo della mano prima di schiacciarlo accidentalmente. All'improvviso senti una leggera puntura alla caviglia. Guardi in basso e vedi che alcune persone ti stanno spingendo via, mentre la maggior parte delle persone scappa via per la paura. Alcuni ti stanno scattando delle foto, mentre altri ti urlano di andartene. Fai un passo verso la strada principale e schiacci un'auto vuota. Le persone sotto di te si disperdono come formiche. Cammini per la città e noti che c'è un enorme muro che la circonda. Cammini schiacciando tutto ciò che incontri. Vedi altri giganti alzarsi all'orizzonte nel mare e camminare verso la città barricata. Qualcosa vi chiama verso la città. Ci sono molte persone sulle mura e suonano l'allarme. Più persone si uniscono a loro per difendere il muro. Altri evacuano e si nascondono in piccole buche. Noti che alcuni giganti hanno caratteristiche molto strane e arti sproporzionati. Alcuni camminano a 4 zampe, mentre altri hanno braccia molto lunghe che possono raggiungere qualsiasi cosa. Ti muovi un po' quando per sbaglio quasi calpesti una donna. È immobile. La prendi in mano e te la porti all'altezza degli occhi. Entrambi mantenete il contatto visivo. La metti sulla tua spalla mentre gli altri giganti ti passano accanto. Ti spingono mentre tu rimani fermo. Sfondano le mura senza alcuno sforzo e distruggono la città. Per qualche ragione sei uscito da questa trance che ti stava attirando in città. Ti giri e torni verso il mare con la donna ancora sulla tua spalla. Raggiungi le acque più profonde e cammini. La donna è spaventata e non sa cosa fare. La metti su una piccola isola e la fissi. Non può vedere il sole perché la tua testa è di intralcio. Per un po' la lasci lì, mentre ti crogioli al sole, cercando di capire perché sei su questo pianeta e cosa ti ha spinto a voler salvare questa donna. Arriva la notte e ti viene sonno. La donna si addormenta sotto un albero.
Stai fermo mentre le onde ti cullano avanti e indietro. All'improvviso le onde si fanno più agitate e senti qualcosa che si muove nell'acqua. Ti guardi intorno, ma è troppo buio per vedere cosa sta succedendo. Prendi rapidamente la donna e la metti sulla tua spalla. Lei si sveglia. Vedi i giganti nuotare e camminare verso di te, urlando. Cominciano a inseguirti, cercando di raggiungerti. Cammini più veloce che puoi, agitando l'acqua e scuotendo il fondo dell'oceano. Vedi davanti a te una nave da carico e la sposti di lato per non danneggiarla. Ma i giganti che ti inseguono non sembrano preoccuparsi della nave e la affondano mentre cercano di raggiungerti. Senti di aver raggiunto acque meno profonde e quindi inizi a correre. Sei in un nuovo paese che è stato raso al suolo dai giganti. Gli edifici sono completamente piatti e i detriti sono sparsi come piccole briciole di pane. In lontananza puoi vedere altri giganti che si svegliano sulla spiaggia e ti fissano. Possono sentire l'odore dell'umana sulla tua spalla e iniziano a inseguirti. Hanno anche un aspetto strano e caratteristiche insolite. Non c'è posto per nascondersi all'aperto, quindi vai in montagna. Laggiù ti nascondi nella valle vicino a una grande cascata. Ti accorgi che la tua pelle inizia a cambiare colore e ti confondi con l'ambiente. Ogni gigante ha una caratteristica unica. A quanto pare la tua è la pelle camaleontica. La donna sulla tua spalla sta dormendo. La guardi e inizi a provare affetto, come se guardassi un animale domestico. Non sei uguale agli altri giganti. Non bravi la distruzione. Vuoi aiutare gli umani? Senti dei giganti che camminano in lontananza. Dai un'occhiata e vedi alcuni nuovi giganti che sono 3 volte più grandi di te. Stanno pattugliando in giro per cercarti e si stanno avvicinando. Fai accidentalmente un po' di rumore e ti vedono. Cominciano a correrti dietro, tu ti alzi e inizi a scappare. Stai correndo su un terreno accidentato. Alcuni altri giganti saltano davanti a te, mentre quelli che ti seguono stanno dietro di te. Sei circondato da 5 giganti, che sono tutti 3 volte più grandi di te. Metti la donna in un posto sicuro e ti prepari a proteggerti. Cercano di colpirti su tutti i lati, ma tu salti e li schivi. Il più grande ti mette le mani addosso e cerca di immobilizzarti, ma tu scivoli via e lo spingi lontano. Gli altri cercano di prenderti, ma tu ti muovi ed eviti la loro presa. Vedi una ripida scogliera e vai laggiù mentre ti seguono. Dai le spalle alla scogliera mentre si avvicinano a te. Ti saltano addosso, ma tu ti abbassi. Cadono dalla scogliera e nell'oceano. Il più grande è ancora lì, perché è riuscito a prevedere le tue mosse. Uno contro uno, ma non hai possibilità contro di lui. Puoi sentire l'odore della donna che cerca di scappare dai giganti diretti verso di te. Il colore della tua pelle cambia e scivoli attraverso il gigante alfa, correndo verso la donna per salvarla. L'alfa non è veloce come te, quindi puoi facilmente superarlo. Ma la fuga precipitosa sta per travolgere la donna. Salti davanti ai giganti e la afferri. Gli altri giganti sono spaventati e arrabbiati perché l'hai salvata. Tutti i giganti ora sanno di te e sono pronti a prenderti. Passa qualche giorno e perdono le tue tracce. Ora sei nel mezzo del deserto. La donna è ancora sulla tua spalla. Sei costruita un piccolo rifugio dove dormire senza essere disturbata. Stai facendo del tuo meglio per uscire dal deserto, perché potrebbe vederti chiunque. Sei stanco e hai bisogno di acqua. A malapena trascini i piedi nella sabbia. Ti siedi, cercando di restare cosciente, ma il sole è troppo intenso. Stai sudando molto e sta gocciolando sulla donna. Cerca di parlare con te, ma non riesce a capire cosa ti dice. Ti stai indebolendo e non puoi più muoverti. È solo mezzogiorno, quindi il sole è al suo apice. Crei un posto all'ombra per la donna con la tua mano per proteggerla dal sole cocente. Il giorno passa e arriva la notte. Hai passato tutto il giorno al sole e ora sei al freddo del deserto. Si gela. Prendi la donna tra le mani per creare una cupola calda e proteggerla dal vento freddo. È buio pesto e non sai dove stai andando. Continui a camminare e a calpestare dune di sabbia. Su ogni portiera di solito c'è una maniglia. Io chiamo questa maniglia... Oh no! E serve quando tua nonna decide di guidare tipo NASCAR.
A parte gli scherzi, queste maniglie sono particolarmente utili. Scherzi? Io? Ma dai! In realtà servono per aiutare le persone a salire e scendere dall'auto. Per quanto riguarda il motivo per cui la portiera del conducente di solito non ne ha una, beh, ci sono un paio di ragioni. Per prima cosa, il volante può fungere da maniglia. E poi c'è il rischio che il conducente possa afferrare la maniglia durante la guida, e non sarebbe sicuro. Le chiavi delle auto moderne hanno un bel lasso nella manica. No, non hanno maniche, ma possono controllare i finestrini. Prova a tenere premuto il pulsante di sblocco per alcuni secondi. Molto probabilmente, dopo 5 secondi, i finestrini della tua auto si apriranno magicamente. Se tieni premuto di nuovo il pulsante di blocco, i finestrini dovrebbero richiudersi. Solo poche persone conoscono questo fantastico trucco. Dai un'occhiata al manuale della tua auto. Sì, potrebbe avere questa funzione. Se la tua connessione internet si interrompe e hai tanta voglia di giocare, ci pensa Google. Accedi a Google e cerca qualcosa. Apparirà il temuto messaggio «Impossibile connettersi a internet». Ma aspetta, cos'è quel piccolo dinosauro pixelato? Invece di farti prendere dal panico, premi la barra spaziatrice. Questo gioco è molto più avvincente di quanto sembri. Un dinosauro che salta sopra un cactus. Geniale! Durante i mesi più freddi, indossare un berretto può fare la differenza tra stare a casa o uscire. E puoi ringraziare i marinai francesi per il pompon in cima. Lo usavano per non sbattere la testa sui soffitti bassi sulle navi. Andiamo avanti di qualche decennio e... ora li indossano tutti. La prossima volta che sei su un volo, guarda sopra i finestrini. Noterai dei piccoli triangoli. Sono lì per mostrare all'equipaggio di volo i posti migliori per vedere i flap dell'aereo attraverso il finestrino. Se sei preoccupato che un piccolo mal d'aria possa rovinare il tuo volo, prova a scegliere un posto che si trovi tra questi triangoli. Sedersi tra le ali ti posiziona al centro dell'aereo e ci saranno meno sbalzi. Quando sto a lungo ad aspettare al semaforo mi annoio, mi viene fame e divento un po' curioso. Hai mai pensato a quei puntini neri e quella linea nera lungo i bordi del parabrezza? Sì, sono fighi, ma avranno qualche funzione, giusto? Beh, la linea nera si chiama FRIT ed è lì per tenere ben fermo il parabrezza. Direi che non è una cosa da niente. Il riso istantaneo che si cuoce in microonde tende a fuoriuscire da tutte le parti e probabilmente, proprio come me, fai anche fatica a tenere il pacco in posizione verticale. A quanto pare, i lembi che si ripiegano dal basso creano una bella e robusta base. Spingili in fuori e prova. Ehi, perché non ce l'hanno insegnato a scuola? Quella bibita che hai bevuto ieri sera insieme alla pizza si è sgassata? Invece di buttarla via, aggiungila al compost. Lo zucchero nutre i microrganismi buoni e aumenta l'acidità nel compost, aiutando il materiale organico a decomporsi più velocemente. Se le tue forbici non tagliano più, non disperare. C'è una cosa nella tua cucina che può aiutarti a riportarle in vita, e anche velocemente. La stagnola non serve solo per coprire gli alimenti. Piega un foglio in quattro e inizia a tagliare. Tagliare la stagnola, affila le forbici, sempre che non siano troppo rovinate. Affilale finché sei in tempo. Quelle piccole spazzole lungo le scale mobili non sono lì per pulire le tue scarpe, anche se potrebbe sembrare una buona idea. In realtà servono per farti stare al sicuro. Se non ci fossero vestiti, lacci delle scarpe e borse, potrebbero rimanere impigliati ai lati. Le piccole spazzole invece servono per farti il solletico e ricordarti di guardare in basso e fare attenzione a dove metti i piedi. Ehi, ho sempre pensato che fosse un insetto. Mezze cinture. Seriamente, ma perché? Beh, tempo fa le giacche militari venivano usate come coperte e queste cinture servivano per evitare che il materiale extra intralciasse i soldati mentre camminavano. Al giorno d'oggi sono usate principalmente come accessorio di moda. Pinzare accidentalmente le pagine sbagliate è la cosa peggiore di sempre. Beh, ci sono cose peggiori, ma è molto fastidioso. Soprattutto se per togliere la graffetta strappi parte del documento. In realtà esiste un modo semplice per estrarle senza fare danni. Dai un'occhiata più da vicino a quella piastra di metallo nella parte anteriore della pinzatrice. Vedi quell'incudine? Capovolgi la cucitrice e regolala. In pratica devi impostarla su temporaneo. Niente più errori irrisolvibili.
I coprisedili del water vengono sempre usati nel modo sbagliato. Non devi strappare il lembo che sembra una specie di lingua. No, stai sbagliando tutto. Invece di strapparlo via, quando hai finito, rimetti il lembo dentro al water. Quando userai lo sciacquone, l'aspirazione tirerà via il lembo e lo porterà via tutto quanto. Che notiziona, eh? Quel quadrato o rettangolo scuro all'estremità del tubetto del dentifricio, cosa significa? Servirà per mostrare quali ingredienti contiene o se il dentifricio è sintetico o naturale? Beh, mi dispiace, ma la verità non è così eccitante. Serve solo per le macchine di assemblaggio. Aiuta le macchine a sapere dove tagliare e piegare ogni tubetto. È capitato a tutti di tornare dal supermercato, svoltare un po' troppo e... boom! La spesa è volata dappertutto. Guarda nel bagagliaio, dovresti vedere dei piccoli ganci. Puoi appenderci i sacchetti della spesa. Oh, sì, e alcune macchine li hanno anche sui sedili posteriori. Puoi usarli per appendere i vestiti o anche un sacchetto da asporto. Potresti aver notato che i membri dell'equipaggio di volo amano toccare le cappelliere mentre camminano lungo il corridoio. Non hanno uno strano desiderio di toccare tutto, in realtà ci sono delle maniglie lunghe i bordi che danno loro una presa migliore mentre camminano. Vai avanti e usali la prossima volta che passeggi lungo il corridoio. È decisamente meglio che aggrapparsi ai poggiatesta dei sedili. Non ti dà fastidio? La maniglia in ottone lucido sulla tua porta d'ingresso è molto chic, ma non è solo una questione estetica. L'ottone, come qualsiasi cosa contenga una lega di rame, ha proprietà antimicrobiche che molti germi e batteri nocivi non sopportano. Nelle aree pubbliche, questi pomelli in ottone sono il modo migliore per tenere lontani i germi, senza dover usare continuamente prodotti chimici aggressivi. L'unico aspetto negativo è che l'ottone è molto più costoso di altri metalli e per questo non viene quasi più utilizzato. Il tuo spazzolino da denti ha un motivo di setole blu intrecciate con quelle bianche? Sì, rende lo spazzolino più elegante, ma non serve solo per questo. Quelle setole hanno uno scopo pratico. La tintura blu è progettata per svanire più o meno nello stesso momento in cui dovresti sostituire lo spazzolino da denti. Dovresti comunque cambiare lo spazzolino ogni 3 o 4 mesi, ma quelle setole blu sono lì per ricordartelo, sai, nel caso te lo dimenticassi. Dunque, ci cammini sopra ogni giorno, ma non li guardi nemmeno. C'è un motivo per cui i tombini sono rotondi? Nel passato, come nell'antica Roma, i tombini erano fatti di pietra e avevano una forma quadrata. Purtroppo però le persone ci inciampavano e ci sbattevano anche i carri. Una copertura rotonda ha eliminato questo problema. Inoltre, adesso si può aprire con uno strumento speciale e credo sia un'ottima idea. Il thermos è stato inventato da uno scienziato scozzese, ma non per tenere al caldo le bevande. Voleva solo mantenere alcune sostanze chimiche a una temperatura stabile. Mise una piccola bottiglia dentro una più grande e poi aspirò tutta l'aria tra le due bottiglie. Questa stessa tecnica viene utilizzata per realizzare i moderni thermos. Puoi trovare un cuscino per spilli in ogni casa e, stranamente, ha sempre la forma di un pomodoro. Ti sei mai chiesto perché c'è attaccata una piccola fragola? Non sono un biologo, ma sono abbastanza sicuro che le fragole non crescano sui pomodori. Quella fragola serve per l'ago che stai attualmente usando, così non lo perderai nel cuscino più grande. Di solito l'aereo era decollato solo da 25 secondi quando i piloti hanno notato strani rumori e vibrazioni. Hanno provato a risolvere la situazione in vari modi, ma non è valso a nulla. I motori continuavano a bloccarsi. E a poco più di un minuto dall'inizio del volo, quando l'aereo aveva raggiunto i 914 metri, si sono guastati entrambi i motori, prima quello di destra e due secondi dopo quello di sinistra. I piloti hanno deciso di rientrare nell'aeroporto appena lasciato, mentre provavano a riavviare i motori. Niente sembrava funzionare. L'equipaggio ha deciso di scendere di quota, provando a guadagnare un po' di velocità per la planata. Ma presto si sono resi conto che all'aeroporto non ci sarebbero arrivati. L'aereo stava per schiantarsi. È stato allora che si è verificato il cosiddetto miracolo di Gotrora. La mattina prima che il volo partisse, come sempre sono state eseguite le regolari procedure prepartenza. Il tempo era bello e i membri dell'equipaggio erano piloti esperti. Un capitano danese di 44 anni con oltre 8.000 ore di volo alle spalle e un primo ufficiale svedese di 34 anni con 3.000 ore. Insomma, niente sarebbe potuto andare storto. L'aereo, tra l'altro, era nuovo di zecca.
Era un McDonnell Douglas MD-81 soprannominato Dana Viking e aveva effettuato il suo primo volo il 16 marzo 91. In quel fatidico giorno l'aereo era in servizio da soli 9 mesi. A bordo c'erano 122 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. Il volo 751 della Scandinavian Airlines era un volo di linea da Stoccolma, Svezia, a Varsavia, Polonia. Lungo la rotta l'aereo avrebbe fatto scalo a Copenaghen, Danimarca. L'aereo è decollato da Stoccolma, come da programma, alle 8:47 ora locale. A quel punto i passeggeri a bordo erano già condannati. E tutto a causa di una terribile sequenza di eventi accaduti prima della partenza, la sera prima. L'aereo è arrivato all'aeroporto di Stoccolma dopo un volo partito da Zurigo. Erano le 22:09. Ha trascorso la notte fuori dal gate. Faceva freddo. Le temperature erano scese appena sopra lo zero. E a peggiorare ulteriormente la situazione sono stati 2.700 kg di carburante raffreddatisi durante il volo, rimasti nei serbatoi delle ali. Il carburante era così freddo perché l'aereo volava ad altitudine di crociera, dove la temperatura dell'aria esterna oscillava tra i meno 52 e i meno 62 gradi centigradi. Il volo da Zurigo era durato circa 1 ora e 40 minuti. Poco dopo la mezzanotte, un tecnico di volo è andato a controllare l'aereo e ha rimosso un po' di fanghiglia dal carrello di atterraggio per esaminarlo. Verso le 2 del mattino, prima di andarsene, ha notato del ghiaccio che ricopriva la parte superiore delle ali. Al mattino la situazione si era aggravata ancora di più. Sopra alle ali si era formato uno strato di ghiaccio trasparente, quasi invisibile. L'aereo doveva lasciare il gate intorno alle 8:30. Un'ora prima della partenza, il meccanico responsabile dell'aereo si è accorto che anche la parte inferiore delle ali era ricoperta da uno strato di ghiaccio. Così ha deciso di assicurarsi che non ci fosse ghiaccio sulla parte superiore. È salito su una scala e ha messo un ginocchio sull'ala. Poi si è piegato in avanti per toccare la parte anteriore. Ghiaccio non ce n'era, solo un po' di fanghiglia. Il meccanico si è quindi apprestato a controllare la presa d'aria di uno dei motori. Non ha riscontrato nulla di anomalo. Subito dopo, il personale ha usato più di 1.000 litri di antighiaccio per rimuovere il ghiaccio dall'aereo. Il meccanico si è consultato con il comandante e ha ordinato al personale di sbrinare anche la parte inferiore delle ali, dato che c'era ghiaccio anche lì. Ma nessuno ha pensato a ricontrollare se ci fosse del ghiaccio trasparente sulla parte superiore. Dopo aver terminato la procedura, il meccanico ha detto al comandante: «Qui abbiamo finito, sbrinamento terminato. C'erano molta neve e ghiaccio, ma ora è tutto ok». Il comandante ha ringraziato il meccanico e ha continuato a svolgere le procedure prevolo. L'aereo ha rullato sulla pista. I sistemi antighiaccio dei motori erano accesi e non mostravano malfunzionamenti. Eppure, in seguito, diversi passeggeri hanno affermato di aver visto il ghiaccio scivolare dalla parte superiore delle ali mentre l'aereo era in decollo. Comunque l'aereo è decollato e si è diretto a Stoccolma. Ma poco dopo si sono staccati dei pezzi di ghiaccio che, con quella velocità, si sono schiantati contro le ventole dei motori vicino alla coda, su entrambi i lati dell'aereo, rovinando le pale. Il motore si è bloccato a più riprese. E il resto è storia. Nel frattempo, in cabina, il comandante della Scandinavian Airlines, Per Holmberg, a bordo come passeggero, ha notato che c'era qualcosa che non andava. In un primo momento ha informato l'assistente di volo, seduta sullo strapuntino, che il motore destro stava andando a scatti. Lei ha cercato di mettersi in contatto con l'equipaggio di volo, senza successo. Dopo, il comandante non in servizio si è precipitato in cabina di pilotaggio e ha chiesto se poteva dare una mano. Il primo ufficiale gli ha consegnato la lista di controllo di emergenza e il capitano gli ha chiesto di avviare il propulsore ausiliario, una piccola turbina a gas nella coda dell'aereo. I consigli e l'aiuto di Holmberg sono stati inestimabili, ma hanno salvato l'aereo e i passeggeri. Quando l'aereo è uscito dalla coltre di nuvole a un'altitudine di 270 metri, i piloti si sono resi conto che non avrebbero avuto abbastanza tempo per tornare all'aeroporto. Bisognava per forza fare un atterraggio di emergenza immediato. Il pilota assistente ha passato l'ordine all'equipaggio, che ha iniziato a preparare i passeggeri. C'era un grande campo a nord, ma il capitano si è reso conto che non avevano abbastanza tempo per raggiungerlo.
quindi ha scelto un campo più piccolo in un'area boschiva lungo la rotta, non lontano dal villaggio di Gotrora, nell'Upland in Svezia. L'aereo era a soli 420 metri da terra quando il copilota ha iniziato ad allungare i flap. A un'altezza di 55 metri, il capitano ha riferito al controllo di Stoccolma: «Ci stiamo schiantando a terra». 7 secondi dopo, l'aereo ha colpito diversi alberi e ha perso un grosso pezzo dell'ala destra. A quel punto il carrello di atterraggio era già stato predisposto e la velocità era diminuita a 224 km orari. Pochi istanti dopo, la coda dell'aereo ha colpito il suolo e si è staccata. L'aereo ha poi continuato ad andare avanti, a contatto col suolo, ad alta velocità. Ha percorso 110 metri, tutti ben segnati a terra dal carrello di atterraggio. A un certo punto l'aereo ha perso il carrello di atterraggio principale e anteriore. La fusoliera si è rotta in tre parti. Per miracolo non c'è stato nessun incendio. Guardando le foto dell'incidente con l'aereo distrutto e i pezzi sparsi per tutto il campo, è difficile credere che tutte le 129 persone a bordo siano sopravvissute. Un miracolo, davvero. Consentito però anche dalla pronta reazione degli assistenti di volo e dalle corrette istruzioni date ai passeggeri. Non si sono fatti prendere dal panico e hanno indicato la posizione di sicurezza da adottare appena in tempo per evitare vittime. I furti con scasso sono in aumento nel tuo quartiere, quindi ti chiedi se la tua casa è abbastanza sicura. Non hai un sistema di sorveglianza, quindi ti do un consiglio. Stasera, prima di andare a dormire, metti dell'alluminio sulla maniglia della porta. Così riuscirai a capire se qualcuno tenta di entrare di soppiatto mentre dormi. Ti svegli la mattina dopo e sembra che l'alluminio sia leggermente strappato. Qualcuno è stato qui e sicuramente tornerà. Un'altra opzione è quella di mettere una tazza sulla maniglia della porta. Quando la maniglia gira, la tazza cade. Farà rumore e ti sveglierai e si spera che l'intruso desista dai suoi intenti. Ora ripensi a quel tizio che è passato da te di recente. Ti aveva detto che lavorava alla porta accanto e ti aveva chiesto di usare il bagno. Tu hai detto di no. E lì per lì ti sei sentito in colpa per essere stato scortese, ma in realtà è stata una mossa molto intelligente. Circa il 60% dei furti con scasso negli Stati Uniti sono effettuati da qualcuno che conosci o che hai già incontrato. Quell'operaio, mentre andava in bagno, avrebbe potuto manomettere qualcosa per entrare facilmente in casa tua la prossima volta. Avrebbe potuto controllare se c'era un sistema di sicurezza, controllare quanto è difficile entrare in casa tua e magari anche scoprire se c'era un bel bottino in casa tua. Finalmente oggi vai in vacanza. Devi far sì che la tua casa sia il più sicura possibile. Una cassetta delle lettere piena è la prima cosa che i ladri verificano quando cercano una casa in cui rubare. Chiedi al tuo vicino di prenderti la posta mentre non ci sei. Una proprietà ben curata è un chiaro segnale del fatto che ci sei sempre. Se hai sempre l'erba e le siepi tagliate, devi fare in modo che se ne occupi qualcuno mentre non ci sei. Se è inverno, anche la neve intatta intorno alla tua casa la renderebbe un ottimo bersaglio. Chiedi al tuo vicino di fare impronte di tanto in tanto. Sarà un ottimo deterrente. Ci sono molti tipi di siepi che possono darti una mano a difendere la tua casa, tipo gli arbusti con le foglie appuntite, ottimi da piantare nelle tue recinzioni. Così, se qualcuno salta nel tuo giardino e atterra su un bel cespuglio appuntito, griderà immediatamente. In questo modo, i tuoi vicini si accorgeranno dell'intruso. E il fogliame catturerà anche frammenti di vestiti che potrebbero essere usati come prove in seguito. Mentre ti prepari per il tuo viaggio, la settimana prima apri e chiudi le tende in orari casuali. Non hai seguito uno schema chiaro, quindi non importa se sono aperte mentre non ci sei, nel caso qualcuno stesse controllando casa tua. I ladri trascorrono parecchi giorni a passeggiare e guidare nei quartieri per capire i comportamenti delle persone che vivono in quelle case. Una cosa che non gradiscono è quando c'è una sorveglianza di quartiere. Queste aree cercano di evitarle, una cosa da organizzare quando torni. Sposta tutti i tuoi dispositivi elettronici costosi lontano dalle finestre, così non c'è nessuna cosa di valore in bella vista. Mettili in un armadio o in una stanza riparata. Non preoccuparti dei televisori, sono troppo grandi e difficili da spostare. I criminali sono più interessati a dispositivi più piccoli come iPad e console di gioco.
Metti gli oggetti costosi di piccole dimensioni, tipo i gioielli, in delle scatole e nascondili in un luogo segreto, ad esempio la camera dei bambini, insospettabile. Alcuni ladri hanno ammesso di non entrarci mai, perché non c'è niente di valore, solo giocattoli. Scatta foto a tutti i numeri di serie dei tuoi dispositivi elettronici e crea un inventario a fini assicurativi. Il 95% delle frazioni avviene con la forza, quindi è il momento di rafforzare porte e finestre. Puoi rendere l'impresa ancora più difficile con questo trucchetto. Rimuovi tutti gli sgabelli, le sedie e le scale in giardino e mettili in garage, altrimenti potresti facilitargli l'accesso a dei punti che gli permettono un ingresso in casa tua, come le scatole dei condizionatori. Sì, queste sono le loro preferite, sono facili da staccare e gli permettono di entrare in casa. Non dargli modo di raggiungerli con degli appoggi. I ladri possono sfondare una porta poco resistente in un minuto. Installa una struttura in metallo anziché in legno per una maggiore resistenza. I cardini e la serratura devono essere abbastanza massicci da resistere ai calci, finché il ladro non si stanca almeno. Quanto ai lucchetti, possono facilmente essere scassinati da ladri esperti. Un semplice blocco di protezione che lo tiene fermo farà in modo che non si muova. I cardini della porta del garage oscillano verso l'esterno, caratteristica che la rende vulnerabile. Si può entrare estraendo i perni dai cardini. Sostituiscili con perni a prova di manomissione, in modo che non si possano rimuovere. Infine, la basculante del garage è uno dei primi ingressi da cui i ladri cercano di accedere. Non ha un lucchetto che la protegga del tutto. Attacca un lucchetto sul chiavistello collegandolo al binario, così la tiene ferma. Sulla porta del garage, invece, fai un foro nel binario appena sopra uno dei rulli e mettici un lucchetto. I ladri hanno paura dei cani, i leali guardiani del nostro territorio. Un sondaggio ha rilevato che nella maggior parte delle case svaligiate non c'erano cani, perché i ladri non vogliono attirare l'attenzione durante una rapina. Purtroppo tu non hai un cane, però se metti una ciotola fuori dalla porta d'ingresso, li scoraggerai. I ladri sono al passo con la tecnologia. 4 criminali su 5 utilizzano social come Facebook, Twitter e Google Maps per individuare i loro obiettivi. Questi ladri sono in grado di fare un duplicato delle tue chiavi di casa anche da una foto, ingrandendo e prendendo le misure esatte. Assicurati che la tua rete wireless sia sicura e usa una password più difficile mentre sei fuori casa. Non siamo più solo vulnerabili al furto di oggetti fisici. Dalla tua rete si possono acquisire dati preziosi come password e codici di accesso, e poi qualcuno potrebbe anche danneggiare i tuoi dispositivi con un malware dannoso. Puoi anche rimuovere completamente l'immagine della tua casa da Google Maps. Digita il tuo indirizzo di casa, trova la Street View della tua residenza, premi il pulsante delle opzioni e seleziona Segnala un problema. Verrà indirizzata uno schermo con un'immagine della tua casa. Qui potrai mettere un quadrato rosso per coprire la tua proprietà. Richiedi che venga sfocato sotto l'opzione Casa mia e inserisci il tuo indirizzo esatto. Ci vorranno solo un paio di giorni per l'elaborazione. Non lasciare la radio accesa mentre sei via, non serve. I ladri, infatti, prendono nota anche di eventuali radio e TV accese. Quando tornano, controllano se sono ancora accesi per capire se in casa c'è qualcuno. Un'opzione alternativa per far sembrare che sei in casa è creare una tua traccia audio che riproduca vari rumori della casa durante il giorno. Passi, conversazioni, un cane che abbaia. Anche lasciare le luci accese non è una buona idea. Se c'è qualcuno che spia in giro, noterà più facilmente la tua casa, soprattutto di notte. E poi verrai ulteriormente derubato sulla bolletta della luce. Sei quasi pronto per partire per le vacanze e devi portare fuori la spazzatura. Se hai delle scatole grandi, scomponile per farle entrare in un sacchetto. Nascondi qualsiasi indizio di oggetti di valore che hai ricevuto di recente. Ultimo check, porte e finestre tutte chiuse. Ora puoi finalmente goderti il tuo viaggio.
Ma mentre te la spassi nella tua fantastica destinazione, non pubblicare i tuoi scatti. Aspetta di tornare. I carrelli della spesa hanno un gancio per un motivo preciso. Non vorrete mica mettere la vostra giacca nel carrello vicino a un mucchio di patate e cipolle, vero? Appendetela all'occhiello. È lì per aiutarvi a organizzare meglio il carrello. I carrelli hanno anche una fantastica sezione in basso. Ogni volta che il carrello è pieno, basta sollevarla e attaccare un cestino per gli acquisti extra. Sollevate la parte in metallo, mettete il vostro cestino sulla barra orizzontale sopra le ruote e fissatelo con quei pratici ganci. Se vi è rimasto del fastidioso prezzemolo incastrato tra i denti, provate in questo modo. Dato che sarà difficile rimuoverlo usando del normale filo interdentale, fate un nodo e avrete lo spessore giusto. Le strisce sul dentifricio possono sembrare un po' strane. Vennero aggiunte come un espediente di marketing. Negli anni 70, una marca leader di dentifrici ha aggiunto una striscia blu per promuovere la doppia azione del suo dentifricio. I normali dentifrici bianchi funzionano altrettanto bene. Le setole blu sullo spazzolino da denti, invece, hanno una funzione. Col tempo perdono gradualmente il loro colore. Quando il blu è sbiadito, è il momento di cambiarlo. Avete mai notato quel piccolo buco sul fondo di un lucchetto? Il suo scopo nascosto è quello di far uscire l'acqua per evitare che si arrugginisca. È anche il luogo in cui lubrificare il lucchetto. Una goccia d'olio lì dentro renderà più facile l'apertura e la chiusura. La zigrinatura laterale delle monete non è casuale. La gente era solita eliminare o limare i bordi per poi fonderli in nuove monete. Grazie a questo design è facile capire se qualcuno ha modificato i bordi. Se avete problemi a sbucciare un'arancia, ecco un altro modo per aprirla. Per prima cosa, tagliate la parte superiore e inferiore. Fate una fenditura sul lato e apritela. Quella sporgenza sul tappo della vostra crema preferita è lì per un motivo. Normalmente i tubetti sono sigillati con una pellicola di alluminio. A meno che non vogliate rompervi le unghie cercando di aprirla, basta capovolgere il tappo e spingere. Il minuscolo disco di gomma sotto ogni tappo non serve solo per vedere se avete vinto una fornitura a vita di bevande, ma è ciò che mantiene il vostro drink frizzante. Il coperchio mantiene il liquido all'interno, mentre il disco di gomma il gas. Beh, finché non la bevete! Se usate il lato blu della gomma per cancellare la penna, i vostri quaderni saranno probabilmente tutti pieni di buchi. Il lato blu deve essere usato quando avete bisogno di cancellare qualcosa su una carta molto più spessa. Può essere utilizzata sia per la matita che per l'inchiostro, purché la carta sia spessa. Le tue forcine per capelli potrebbero non rimanere al loro posto se le scanalature non sono rivolte nella giusta direzione. Dovrebbero essere sempre rivolte verso l'interno, vicino alla testa. Sono ancora lente? Spruzzate un po' di lacca proprio sulla forcina, prima di metterla nei capelli. Molte bottiglie di vetro di solito hanno una specie di rientranza sul fondo. Vi tornerà utile quando vorrete darvi un tono. Mettete il pollice nella rientranza e versate il contenuto. Il nome tecnico di questa rientranza è Punt. Le bustine dello zucchero del bar sono pronte per essere aperte in un modo nuovo e più semplice. Guardate come sono felici. Provate ad aprirle a metà. Niente più zucchero né pezzettini di carta sulle dita e anche il vostro caffè sarà più felice. La vostra confezione di dischetti di cotone ha quelle cordicine per essere appesa a un pratico gancio in bagno, ma non c'è bisogno ogni volta di allentarle per accedere al contenuto. Guardate il fondo del pacchetto. C'è una linea perforata. Apritela con cautela e siete pronte a iniziare. Le maniglie delle porte sono di solito in ottone, bronzo o qualche altra lega di rame. Perché? Sono materiali antibatterici e impediscono ai microbi di diffondersi. Bastano un paio d'ore e i fastidiosi microbi sono scomparsi. Ma non dimenticate di lavarvi comunque le mani. Le bottiglie hanno il collo lungo per un motivo preciso. Se volete mantenere una bevanda fresca, prendete la bottiglia dal collo, non dal corpo. Lo stesso vale per i flute. Il loro gambo consente al vostro drink di non riscaldarsi. Due cerniere, troppo? Forse, ma sono comunque utili se usate un ingegnoso dispositivo antifurto. Agganciatele insieme. Ora nessuno può aprire lo zaino. Non avete un lucchetto? Potete anche legarle insieme con dello spago o anche solo una graffetta. Qualsiasi cosa per bloccare quei borseggiatori. Quel minuscolo bottoncino sul retro del colletto di una camicia serve a tenere ferma la cravatta. Non vorrete che esca proprio lì dietro. I produttori di scarpe hanno a cuore i loro clienti e la maggior parte delle moderne scarpe da corsa hanno uno speciale sistema antivesciche preinstallato. Sembra un grosso dispositivo, ma in fondo sono solo quei fori in più sulla parte superiore delle scarpe da ginnastica.
Fate un cappio inserendo il laccio dall'interno. Incrociate i lacci e inseriteli nei passanti appena creati. Tirate i lacci verso il basso per bloccare il piede in posizione. Ora potete correre. Ogni volta che comprate delle borse, scarpe e anche qualche prodotto alimentare, trovate sempre del gel di silice. Non buttatelo via. Quel gel assorbe l'umidità in eccesso, quindi ogni volta che le vostre scarpe sono un po' umide, buttateci dentro qualche pacchetto di gel durante la notte. Potreste aver sempre usato lo shampoo nel modo sbagliato. Ecco come fare. Non applicatelo sui capelli, ma sulle radici. La schiuma che si crea colerà comunque sui capelli. I margini di un quaderno non servono per prendere appunti extra o per fare pratica con gli emoji. Sono stati inventati per proteggere il lavoro delle persone. Diverso tempo fa era comune per gli uomini convivere con i topi. Queste creature affamate mordicchiavano le pagine, rovinando i libri e i manoscritti. Il problema venne risolto mettendo un margine per far iniziare a scrivere più lontano dal bordo, in modo che il roditore affamato non rovinasse la parte scritta. I bicchieri monouso di plastica sono l'elemento chiave per ogni barbecue, ma questi oggetti sono ancora più versatili di quanto pensassi. Si possono usare per misurare i liquidi. La riga inferiore equivale a 30 ml, la seconda equivale a 148 ml, mentre la terza equivale a 355 ml. Quel bottoncino all'estremità della cintura di sicurezza sembra non avere alcun motivo per essere lì. In realtà, però, serve per tenere la tibia sempre ferma alla fine, così non dovrai combatterci ogni volta che vuoi indossarla. Hai appena acquistato un'auto o ne hai noleggiata una e ti accorgi che stai per finire in carburante. Non sai da che lato si trova il tappo del serbatoio. Questo può essere un grosso dilemma. Tuttavia, accanto all'indicatore del carburante c'è una freccia che mostra su quale lato si trova il tappo. Su alcuni modelli potresti vedere raffigurato il tubo del carburante sul lato su cui si trova il tappo. Per fare escursionismo o camminare sulla neve servono delle calzature adeguate. Questo tipo di scarpa ha un occhiello in più per far passare i lacci. Far passare i lacci attraverso questi occhielli darà più supporto alle caviglie e ai piedi, garantendo maggiore stabilità mentre cammini. Ma nel camminare potresti ritrovarti con qualche vescica. Il sudore che si forma nelle scarpe crea attrito tra i piedi e la scarpa stessa, causando quei fastidi. Il deodorante che usi per le ascelle ti aiuterà a evitare che i piedi sudino. Assicurati solo di usare quello trasparente. Cucinare per gli altri è sempre bello, tuttavia a volte gli ospiti arrivano in ritardo. Sì, siamo tutti colpevoli, non è vero? Quel cassetto extra sotto il forno, dove hai sempre tenuto le pentole di scorta, serve per mantenere il cibo caldo ed è ottimo per coloro che hanno degli ospiti ritardatari. Ti sei mai chiesto quanto tempo può durare il lucchetto della bici sotto la pioggia? Beh, sappi che ha un piccolo foro nella parte inferiore, che serve per drenare l'acqua ed evitare corrosioni interne. È anche lì che si mette il lubrificante per prolungarne ulteriormente la durata. Quella fessura nella porta dell'ascensore non è lì per farti controllare chi c'è dentro, così da evitare qualcuno in particolare. In realtà serve per aprirla nel caso si rompa. Succede a tutti di non riuscire a tirare fuori ciò che rimane nella bottiglia di ketchup. Molti provano a colpirla, scuoterla e ci infilano dentro qualsiasi cosa pur di far uscire il condimento. Fortunatamente però c'è un modo più semplice. Il numero che vedi sulla bottiglia stessa indica dove pigiare. Il condimento uscirà senza problemi e in modo uniforme, permettendo alla gravità di prendere il posto della frustrazione. Lo scopo delle grucce in legno è quello di aiutare a respingere gli insetti ed evitare la proliferazione di funghi che, altrimenti, divorerebbero i tuoi vestiti. E questo perché è legno di cedro. Infatti, contiene degli oli che hanno proprietà insetticide e fungicide e venivano utilizzati fin dagli antichi egizi, anche se per altri scopi. Conosciamo tutti i tasti sulla tastiera e il modo corretto di utilizzarla. Ma potresti non aver notato che i tasti F e J hanno una piccola cresta. Servono per aiutarti a trovare il punto di partenza corretto, per posizionare bene le dita senza dover guardare in basso. Se sei mai stato abbastanza fortunato da ottenere un posto vicino al finestrino su un aereo, avrai notato quel piccolo foro nella parte inferiore del finestrino. Serve per tenere la pressione dell'aria stabile. Il finestrino è in acrilico, non di vetro, per evitare appannamenti e permetterti di vedere fuori durante il viaggio. In origine i finestrini erano quadrati,
Tuttavia, si rompevano continuamente a causa dei continui sbalzi di pressione. I finestrini rotondi riescono a distribuire uniformemente la pressione, assicurandoti un viaggio piacevole e sicuro. Per i giocatori di Nintendo, se avete mai assaggiato una cartuccia, avrete notato che ha un sapore amaro. I produttori l'hanno aggiunto intenzionalmente, poiché le dimensioni della cartuccia sono ridotte e potrebbero rappresentare un pericolo per i giocatori più giovani, che hanno la tendenza a mettere in bocca di tutto. In realtà, il sapore amaro del benzoato di Denatonio serve proprio per evitare la tentazione di tenere la cartuccia in bocca a lungo. I contenitori di prodotti per la cura della pelle e i cosmetici hanno un numero segreto sopra di essi. Indica quanto tempo sarà possibile utilizzare il prodotto per assicurarti che non ti faccia male dopo la scadenza. I tappi delle penne hanno un foro all'estremità. Non serve per far respirare la penna e aumentarne le prestazioni, ma è lì per aiutare te a respirare. Nel caso in cui dovessi ingoiarlo per sbaglio, puoi respirare tranquillamente. I produttori hanno ben pensato alla tua sicurezza. Conosciamo tutti l'esistenza di questo taschino dei jeans, in cui si tenevano gli orologi, appunto, da taschino. Ma che dire di questi piccoli bottoni di metallo? Servono a tenere il tessuto e vengono messi nei punti in cui i jeans potrebbero strapparsi per movimenti o sforzi. Questi forellini, che si trovano su alcuni zaini, sono progettati per poterci legare attrezzature. Ad esempio, puoi passarci dei cordini e allacciare le scarpe da ginnastica se non vuoi tenerle nello zaino o in mano. Questo puntino accanto alla fotocamera dell'iPhone è un microfono. Serve a ottenere una buona qualità del suono durante la registrazione di un video. La funzione Spotlight del Mac non serve solo per fare una ricerca rapida di file e app, funziona anche come calcolatrice. Basta digitare un problema matematico che devi risolvere. Spotlight utilizza anche i dati del dizionario interno. Inserisci qualsiasi parola nella barra di ricerca e otterrai informazioni su di essa. Hai appena comprato una nuova bottiglia di olio, stai togliendo il coperchio e guardando questo piccolo tappo di sughero che puoi strappare tirando il passante. Ok, toglilo, ma non buttarlo. Rimettilo in posizione capovolta per controllare il flusso del getto premendo il dito contro di esso. Queste piccole sporgenze sui tasti F e J della tastiera servono ad orientare le dita mentre digiti. Quando sono su queste sporgenze, infatti, saprai esattamente dove si trovano le altre lettere. Le spazzole ai lati delle scale mobili non servono per lucidare le scarpe, ma per la tua sicurezza. Queste setole in nylon impediscono ai lacci e ai vestiti di entrare negli ingranaggi della scala mobile. No, non finirebbe bene. La maggior parte delle maniglie delle porte sono in ottone. Questo tipo di metallo è ottimo per combattere i microbi, perché i batteri non possono moltiplicarvisi più di tanto. I bagni pubblici non hanno privacy, ma c'è un motivo. Il buco sotto serve a farti venire voglia di uscire dal bagno il prima possibile, così non si creano code. Puoi usare un coperchio di plastica per bibite gassate come sottobicchiere. Ha la forma perfetta per contenere il bicchiere e non fa bagnare la superficie del tavolo. Non devi capovolgerlo, mettilo sul tavolo nello stesso modo in cui era sulla tazza. Se sei bloccato in macchina durante un incidente e non riesci ad aprire le portiere, puoi usare le barre del poggiatesta staccabile per rompere il finestrino e uscire. Ricordi quei dischetti di plastica sotto ai coperchi delle bottiglie? Servono a preservare il vuoto al loro interno, evitando che la frizzantezza svanisca. Probabilmente hai visto riscaldare il cibo nel microonde almeno una volta nella vita. Emozionante, lo so, ma perché la porta è così buia? Questa pellicola nera serve a bloccare i campi elettromagnetici. Piccoli punti sui lucchetti accanto al buco della serratura sono progettati per far asciugare l'umidità se l'acqua penetra all'interno della serratura. Inoltre, se la serratura si inceppa o inizia ad arrugginirsi, puoi versare dell'olio attraverso questo foro per risolvere il problema. Le palline da golf hanno quelle rientranze per favorire una buona aerodinamica. Si chiamano fossette e servono a far volare la palla più lontano e in modo più uniforme. Alcune tazze hanno una piccola scanalatura ai lati del fondo, che permette di far defluire l'acqua e impedisce che si accumuli quando la tazza è in lavastoviglie. Gli occhiali da sole sono stati inventati per la prima volta non per proteggere gli occhi dal sole, sono stati usati durante le spedizioni artiche. Infatti, un'enorme quantità di neve può accecarti proprio come un lampo luminoso. Per preservare gli occhi, quindi, sono stati inventati questi occhiali unici.
Puoi usare qualsiasi maglietta non solo per vestirti, ma anche come strato protettivo per il tuo bagaglio. Metti i tuoi vestiti sulla valigia come copertura e non perdere tempo ad avvolgerla nella plastica. Il bottone sul retro del colletto della camicia serve a tenere la cravatta sotto al colletto. Sì, non si usa come previsto perché ora le cravatte sono più sottili, ma questo bottone è ancora lì e svolge una funzione decorativa. Ed ecco lo scopo per cui sono nate le cravatte, nell'Europa del XVII secolo. Servivano a stringere il colletto. In questo modo le persone proteggevano il collo da forti venti. Poi si sono abituati a questo capo d'abbigliamento e ne hanno fatto un accessorio indispensabile per le riunioni reali. I morbidi pompon sui cappelli furono inventati per la prima volta diversi secoli fa. I marinai li usavano per evitare di sbattere la testa contro i soffitti bassi e le sporgenze delle navi. La maggior parte degli appendi abiti è realizzata in legno di cedro perché contiene molti oli naturali che respingono le tarme che amano mangiare i tuoi vestiti. Le lampadine sono sferiche perché questa forma consente alla luce di distribuirsi uniformemente. Inoltre sono più economiche e più facili da produrre. Hai mai trovato questi pezzi di stoffa in vestiti nuovi? Non sono solo toppe, bensì campioni da usare prima del lavaggio. Puoi mettere questo pezzo in lavatrice e vedere che succede. Se va tutto bene, puoi metterci tranquillamente i tuoi vestiti. Il tuo ventilatore da soffitto ha due modalità di lavoro, inverno ed estate. Devi trovare l'interruttore, spingerlo verso l'alto per attivare la modalità invernale e verso il basso per quella estiva. In modalità estiva il ventilatore spinge l'aria verso il basso, mentre in inverno verso l'alto. La maggior parte della gente ha questo pistone rotondo in bagno. Nei film si usa per eliminare un blocco nella toilette. In realtà lo stantuffo serve a sturare i lavandini. Per il bagno si usa un altro strumento apposito. Lo spazio extra sotto al forno non serve per riporre pentole e padelle, puoi metterci dei piatti e il calore del forno manterrà i tuoi pasti caldi. È utile se aspetti amici in ritardo per la cena. La linguetta di metallo delle bibite in lattina può essere girata e usata per infilare una cannuccia in modo da non doverla tenere ferma con la bocca. Questa linguetta a scatto ha sostituito le vecchie linguette ad anello inventate negli anni 60. Hai presente, vero? Le vecchie linguette erano affilate e rappresentavano un pericolo perché venivano spesso lasciate in giro. Spesso, quando si acquista un nuovo capo di abbigliamento, viene fornita anche una bustina di plastica con un bottone extra e un frammento di tessuto o dell'abito appena acquistato. Il tessuto può essere chiaramente usato per rattoppare i buchi, ma anche per testare gli effetti dei vari detergenti. Si può anche usare per testare i cicli di lavaggio prima di lavare l'intero indumento. Potresti anche usarlo per pulirti il naso, ma io non ti ho detto nulla. Il cacciavite è lo strumento ideale per fare leva quando hai problemi a sollevare o muovere qualcosa. Molti hanno un manico esagonale che si inserisce perfettamente in una chiave inglese. Il loro uso combinato aumenta il momento angolare e, di nuovo, offre una leva più efficiente, salvando le tue mani. Gli elastici possono essere utili in diversi ambiti, ma se hai una bottiglia difficile da aprire, puoi avvolgere l'elastico intorno al tappo per una presa migliore. Le scale mobili hanno quelle soffici spazzole nere ai lati per una ragione simile a quella per cui alcune hanno linee gialle sui gradini. Provano a dissuadere le persone dall'avvicinarsi troppo alle aree più pericolose. A volte i vestiti possono infilarsi nel bordo tra il gradino e la scala mobile. La spazzola è una piccola barriera che evita che questo accada. Allo stesso tempo cattura i pezzi di lanugine e impedisce che altri piccoli oggetti cadano negli spazi vuoti. Il tuo classico paio di jeans ha diverse caratteristiche che sono sia funzionali che sentimentali. I rivetti di metallo intorno alle tasche aiutano a tenere uniti i punti sottoposti alle massime sollecitazioni, assicurano una durata maggiore, ma non tutti i jeans li hanno. In molti è possibile trovare ancora un piccolo taschino proprio sopra la tasca principale. In origine era destinato a contenere un orologio da tasca. Quel tipo di orologi ormai sono una cosa del passato. In compenso però, molte persone usano ancora questo spazio per tenere monete, anelli o anche chiavi USB. Ti sei chiesto a cosa servono quelle tacche su uno pneumatico? Certo, aiutano a migliorare la trazione su strada, ma sono anche degli indicatori di consumo degli pneumatici. Se quelle tacche non sono più così profonde, anzi quasi a filo con la strada, è il momento di passare da un gommista.
Uno pneumatico troppo consumato aumenta enormemente lo spazio di frenata dell'autovettura. Quei contenitori da asporto tipici dei ristoranti cinesi sono progettati non solo per portare il cibo a casa, ma anche per conservarlo in frigorifero. Forse non sai che possono funzionare anche come piatto da cui mangiare direttamente. Addio piatti sporchi! Sono stati brevettati nel 1894 per trasportare le ostriche appena sgusciate ed erano conosciuti come secchielli per ostriche. Più tardi furono adattati per essere usati come contenitori di cibo. In aereo ti sarà capitato di avere il posto vicino al finestrino. Sicuramente hai notato quei piccoli fori nel lato basso del finestrino. Sono chiamati fori di respirazione e no, non sono per te. Sono progettati per compensare la differenza di pressione dell'aria che si accumula tra la cabina pressurizzata e l'atmosfera esterna, specialmente ad alta quota. Rilascia anche l'umidità tra i vetri per evitare che si formi la condensa e ti impedisca di guardare fuori, di contro non potrai disegnarci nessuna faccina. Questo oggetto venne introdotto per la prima volta nel 1956 da un'azienda giapponese. Bello, eh? I produttori si ispirarono alle sezioni delle barrette di cioccolato. L'importante è non confondere le due cose. Uno non ha un buon sapore. Ecco un metro a nastro. Quasi tutte le bobine hanno una fessura vuota all'estremità metallica. Prende il nome di nail grab perché si può prendere con le unghie o anche agganciare a un chiodo. In questo modo sarà possibile misurare senza l'aiuto di qualcun altro che lo tenga in posizione. Ingegnoso! Le forcine hanno delle scanalature su un lato per tenere più fermi i capelli. Il lato dritto va verso l'alto, mentre le scanalature vanno verso la testa. Nei paesi anglosassoni si chiamano bobby pins per il taglio bob popolare negli anni 20, anche se quelle forcine sono state inventate nel XIX secolo. Il look è passato, ma le forcine rimangono. Mi raccomando, togliele prima di lavarti i capelli, perché non stanno bene attaccate alle dita.